Pronto? No, buongiorno a tutti, piacere di avere qui presenti una serie di ospiti e di avere in sala in presenza diverse persone e altrettanto felice di avere persone connesse probabilmente da casa o dall'ufficio. Io sono Stefano Poguz, sono il moderatore di questa sessione, una sessione sicuramente molto interessante e molto ricca che avrà diversi ospiti. Titolo della sessione verso la transizione ecologica, un titolo importante, sappiamo tutti che stiamo attraversando un percorso che ci impone un cambiamento radicale nel nostro modo di vivere, nel nostro modo di produrre, nel nostro modo di consumare, perché dobbiamo fare i conti con le istanze del pianeta e con altri elementi di natura sociale che sono stati codificati negli anni nel concetto di sviluppo sostenibile e che ogni tanto, soprattutto in questo momento, emergono come assolutamente rilevanti. Quindi il concetto di transizione ecologica è un concetto che deve comunque tenere presente un aspetto che è quello dell'essere fair e just, come si dice in inglese, cioè rispettare anche la componente sociale. Abbiamo con noi relatori che, come vi ho detto, sono sicuramente in grado di raccontarci delle storie molto interessanti su come il mondo delle imprese sta affrontando la transizione ecologica. Avremo Gonzalo Juarez de la Rasilla, Head of Sustainability Stakeholder Engagement di Enel, Antonio Vaccari, che è qua presente, grazie, HSE e sicurezza aziendale di Esselunga, Chiara Petrella, Corporate Environmental Manager di Saipem, grazie, Davide Bulgarelli, CEO della Bulgarelli Production e poi Valentina Greco di Mary Technimont. Quindi avremo aziende e realtà industriali molto eterogenee, sia di grandissime dimensioni, di grande dimensione o di dimensione medio-piccola, che ci porteranno la loro testimonianza su come affrontano la transizione ecologica, quelle sono magari le opportunità che vedono e magari anche le difficoltà e gli ostacoli che possono percepire. Avremo anche industrie diverse, significa che la prospettiva offerta sarà quella non solo del settore energetico, che probabilmente è uno dei settori che più in maniera diretta sta affrontando questo tipo di trasformazione, ma anche settori come il settore retail e della distribuzione, che ha una sua tipologia di impronta e che ha anche in questi anni messo in atto una serie di azioni per cambiare e ridurre i propri impatti e cogliere le opportunità che possono derivare da questo cambiamento. Abbiamo realtà come il mondo della chimica che partecipa a questa trasformazione con soluzioni tecnologiche innovative e anche qua andando a svolgere in futuro un ruolo chiave ad esempio su aspetti come l'economia circolare che fanno parte di questo percorso di trasformazione. E abbiamo poi una realtà molto interessante per certi versi dimensione diversa che è quella della Bulgarelli Production e sentiremo in che modo una piccola azienda con un profilo come abbiamo detto distintivo, specifico, oggi ancorato alla sostenibilità, sta affrontando e forse anche cavalcando questo tipo di opportunità. Un paio di informazioni e poi passiamo ai nostri relatori. Primo punto, la transizione ecologica cosa comporta? Allora, io amo sempre ricordare un aspetto di partenza che ultimamente è presente sulle pagine dei giornali, ne parliamo a livello di pubblicazioni scientifiche, ma magari non è poi così profondamente catturato dalle persone che vivono e hanno necessità ogni giorno
giorno, di andare a lavorare, di intrattenere magari i figli con cui hanno spesso rapporti idilliaci ma anche conflittuali, le complessità del lavoro. Questo punto di partenza è quello dei limiti del nostro pianeta, da cui deriva il concetto di transizione ecologica. Alcuni autori ormai più di anni fa, più di diciamo 40 anni fa, hanno per la prima volta definito il concetto dei limiti del pianeta, il Club di Roma negli anni 70. Questo è un concetto che poi si è perso nelle decadi, ma è stato riproposto nel 2009 da un gruppo di scienziati internazionali capeggiati da Rockström dello Stockholm Resilience Center, che ha ridefinito le condizioni entro cui dovremo muoverci. Queste condizioni non sono soltanto legate alla sfida climatica, ma portano all'interno del percorso il tema della biodiversità, il tema dell'acidificazione degli oceani, il tema dell'uso di sostanze non presenti in natura che vengono estratte, trasformate, riconsegnate alla natura con cicli totalmente da scoprire, perché non sappiamo quanto e come verranno poi reincorporati dalla natura. Immagino per esempio le materie plastiche. Al contempo ci hanno segnalato che l'agricoltura produce una grande quantità di nitrati piuttosto che di fosfati che finiscono in mare, genera un problema nuovo, nei prossimi anni ne parleremo, quello dell'eutrofizzazione di alcune aree costiere. Tutti questi aspetti sono stati definiti e sono stati assegnati dei numeri specifici che ci definiscono i limiti entro cui ci dovremo muovere. La transizione ecologica prende in considerazione un paio di questi aspetti, su tutto il clima, con il piano di decarbonizzazione dell'Unione Europea, riduzione del 5% al 2030 e net zero un po' di anni più in là, però di fatto dobbiamo ricordarci che le sfide sono ancora più complesse e articolate. Partendo da questa premessa e seguendo un ordine che avevamo concordato con i nostri speaker, passo la parola al dottor Gonzalo Juarez de la Rasilla, Head of Sustainability Stakeholder Engagement di Enel, facendogli la prima domanda, che è legata a in che modo un'azienda come Enel, leader internazionale nel settore dell'energia, degli utility e tra i principali produttori di energia rinnovabile, ha affrontato in questi anni questa sfida e quali sono gli obiettivi che si è data. Prego. Buongiorno e grazie mille dell'invito, è un piacere partecipare a questo panel. Allora, rispondendo alla domanda, quello che per noi è prima cosa che è importante è il tema dell'importanza della collaborazione multi-stakeholder. La Commissione ha lanciato il Green Deal in un contesto di coronavirus e questo ha fatto emergere un spirito sull'importanza di generare valore per la società, e sulla base di questo i governi e l'azienda hanno lavorato per la ricostruzione dell'economia, ma abbiamo capito chiaramente che questo non si può fare da soli. E noi come azienda abbiamo dato supporto al patto europeo per un'industria sostenibile lanciato da CISA Europe, che ha cercato di promuovere un'industria europea neutra dal punto di vista del clima, circolare. E non basta quindi qui investire, bisogna costruire anche lavorare sulla parte sociale, costruire dialoghi sociali, piattaforme collaborative, modelli finanziari inclusivi e poi guardare tutta la catena del valore. Come industria, l'industria europea ha diciamo la capacità, l'esperienza e le competenze per fare tutto questo, ma bisogna lavorare insieme. Poi il tema del Covid, del coronavirus, della pandemia, questo ha svegliato un po' l'idea di realizzare una transizione, ma deve essere rapida, positiva, verde, sociale, giusta. Qui nuovamente bisogna mettere, noi come azienda cerchiamo di farlo, mettere la sostenibilità sempre al centro, che diciamo che per noi la sostenibilità è chiaramente crea valore, e quelli che non accettano questo concetto alla fine rischiano di sparire. Noi come società energetica abbiamo da un lato si creeranno tantissimi posti di lavoro con questa transizione energetica nel settore delle rinnovabili, non l'agenzia
internazionale dell'energia stima che ci saranno circa dei 30 milioni di posti di lavori nuovi, ma nello stesso tempo si perderanno 5 milioni di posti di lavoro in settori come collegati ai combustibili fossili. Per noi questo ovviamente è importante, su quello stiamo anche cercando di lavorare, di affrontare questa transizione dalla generazione tradizionale alle fonti rinnovabili, cercando di riqualificare i nostri dipendenti, perché questa sarà anche una sfida molto importante. Abbiamo partecipato a un'iniziativa quest'anno con Sisari Europa, anche la Commissione Europea, organizzazione poi ambientalisti e altri think tank e altri attori per lavorare precisamente su questo, su come adattare, diciamo, queste persone che rimarranno un po' senza lavoro, che rischiano il loro lavoro, attraverso azioni concrete per portarle avanti, per farle parte di questa transizione. Quindi per noi questa parte è anche molto molto importante, lavorare con le persone in modo che nessuno deve essere lasciato indietro. E poi c'è il tema anche della catena di fornitura, la supply chain. Noi in Italia è stata lanciata il Supplier Development Program, dove cerchiamo di accompagnare le piccole e le medie aziende che operano in settori chiavi per Enel, e cerchiamo di lavorare con loro, aiutandoli attraverso servizi finanziari, attraverso servizi di consulenza, servizi formativi, farlo sempre a condizioni vantaggiose, perché loro ovviamente sono anche un attore assolutamente chiave. Su questa catena di fornitura, anche molto rilevante per Enel, parlando anche delle emissioni, noi abbiamo lavorato durante questi anni tantissimo sugli scope 1 e gli scope 2 per ridurre le emissioni dirette delle aziende, quelle anche dei nostri impiegati. Adesso dobbiamo lavorare anche sullo scope lo scope 3, che è quello che stiamo facendo ultimamente, e per questo abbiamo previsto anche una roadmap dove cerchiamo con le aziende di lavorare da un lato dal punto di vista della qualificazione, con lo scopo di fare una environmental product declaration per quantificare e obiettivare, diciamo, i dati del ciclo, dell'intero ciclo di una fornitura, e questo è fondamentale, deve essere anche fatto da terze persone, da terze aziende, no? In modo di essere neutrali. Poi abbiamo lavorato anche sulla parte delle metriche e i target, che sarà molto importante. Stiamo cercando di definire un piano di azione per i prossimi anni per misurare questi impatti di Scope 3, e poi valutare anche i costi di questa transizione per tutti il valore generato per tutti gli stakeholder, e poi la parte importantissima anche dell'ecosistema, no? Di lavorare con insieme non solo con i fornitori, ma anche con le start-up, università, organizzazioni non governamentali, tutto questo importantissimo. E poi, tornando alla parte climatica e al nostro settore, noi come impegni recentemente abbiamo pubblicato un Energy Compact nel contesto del Global Compact delle Nazioni Unite. Abbiamo lavorato con le Nazioni Unite, c'è stato il High Level Dialogue on Energy alcune settimane fa, un paio di due o tre settimane fa, dove viene evidenziato l'importante ruolo dell'energia, e noi abbiamo approfittato di questo evento anche per lanciare alcuni impegni per i prossimi anni. Come società vogliamo ridurre l'80% delle emissioni entro il 2030, questo rispetto al 2017, sempre con lo scenario del 1,5. Vogliamo accelerare il phase out del carbone dal 2030 al 2027, vogliamo moltiplicare per 3 la generazione di energie rinnovabili, in questo momento sono 49 gigawatt a 145 gigawatt entro il 2030. La parte della mobilità elettrica è anche molto importante per noi, vogliamo avere più di 4 milioni di punti di ricarica
per veicoli elettrici e anche 10.000 autobus elettrici entro il 2030. E anche importantissimo questo è il tema dell'accesso all'energia, perché questo lo dobbiamo fare, la transizione deve venire fatta per tutti, e quindi dobbiamo lavorare anche sull'accesso all'energia per tutti, e tra i nostri piani c'è anche questo punto di raggiungere 5,6 milioni di nuovi alloggiamenti elettrici entro il 2030. 74 milioni che abbiamo in questo momento, e quindi questi sono, diciamo, gli sforzi che noi stiamo cercando di mettere per arrivare a perseguire l'agenda del 2030. Bene, grazie mille dottor Della Rassia per questa, diciamo, overview su quello che Enel ha fatto, gli impegni che ha preso, l'accento molto forte sul fatto che si genereranno nuovi posti di lavoro, troppe R per me questa parola, ma al contempo abbiamo anche la necessità di guardare con attenzione i posti che verranno inevitabilmente a scomparire. Questo è un tema di attenzione oggi sui giornali, in una fase come quella post pandemica sicuramente più positiva, ma necessariamente complessa. Lo sforzo del piano industriale che Enel ha descritto è sicuramente molto importante, e anche la componente competitiva evidenziata segna come la transizione possa generare grandi opportunità per chi la sa affrontare con il proposito e gli obiettivi corretti. Cambiamo completamente settore, passiamo a un amico che tra l'altro rivedo dopo tanti anni, quindi piacere di averti qua, parliamo del tu, Antonio Vaccari, HSE Sicurezza Aziendale, di un grande gruppo nella distribuzione, se lunga, quindi cambiamo totalmente l'industria, il settore, ma a te la stessa domanda, cioè che cosa ha fatto S Lunga fino ad oggi e come sta affrontando la sostenibilità e in ultima analisi la transizione. Beh, due parole innanzitutto su S Lunga è una food company italiana, oltre quasi 26.000 dipendenti, 5,5 milioni di clienti fidelizzati, quindi molto presente sul territorio. A più è nota prettamente per i punti vendita, ma noi abbiamo anche un'industria alimentare che sta a monte della nostra, appunto, rete vendita, fatta degli stabilimenti di produzione primaria, quindi parlo di prodotti da forno, pasta fresca, gastronomia, ma anche di trasformazione secondaria, quanti centri di lavorazione carne, centri di lavorazione del pesce. Quello del pesce, per dare un numero, è il più grande d'Italia come centro di lavorazione, sono 31.000 metri quadri, tra i più grandi stabilimenti di lavorazione del pesce d'Europa. E fin dalle sue origini S Lunga ha posto particolare attenzione ai temi dell'ambiente, della comunità, del territorio in cui opera. La sostenibilità per noi parte da lontano, siamo un'azienda effettivamente storica che ha una sua storia, per noi è un elemento centrale del modo di fare impresa, e già negli anni 90 abbiamo lanciato le prime linee di prodotti a valenza ambientale. Ricordo che nel 95 abbiamo lanciato la linea Per chi ama la natura, dove i prodotti contenevano materie prime a base vegetale o a basso impatto ambientale. Negli stessi anni abbiamo lanciato, qualche anno dopo, il primo prodotto ecolabile in Italia, erano pastiglie per lavastoviglie, in un contesto che allora era assolutamente pionieristico sotto questo punto di vista. E, siamo andati avanti poi negli anni con le attività, abbiamo una grande attenzione al verde, anche gestione diretta delle aree verdi, per fare un esempio banale, abbiamo 1 milione di metri quadri in gestione di aree verdi, dove anche periodicamente con l'Istituto di Bioeconomia del CNR facciamo studi sull'assorbimento della CO2 per capire anche come queste aree danno un contributo positivo ai temi oggetto dell'incontro di oggi. Oggi, o meglio negli ultimi anni, tutti questi progetti, che non ho il tempo di raccontarvi ma sono veramente tanti, sono stati poi veicolati sotto il cappello della sostenibilità. Sostenibilità che per noi poi si è concretizzata nel 2020 col primo bilancio di sostenibilità. Questo bilancio ovviamente è frutto di una sorta di raccolta della storia dei progetti che abbiamo già implementato e quelli che futuribilmente stavamo implementando. È un bilancio che ha come sottostante un piano strategico 2020-2025, ha 5 pilastri che per noi sono la comunità, i clienti, i fornitori, l'ambiente e le nostre persone. Ovviamente oggi parliamo di ambiente, dove l'ambiente per noi si è focalizzato a sua volta su degli obiettivi concreti, numerici, quindi
tangibili e misurabili, che sono il climate change, la gestione degli sprechi e il packaging. Settore ben diverso da quello di Enel, ma con risvolti che ovviamente magari sono anche più percepiti come comuni da tutti i presenti in sala. E lato climate change, abbiamo un obiettivo della riduzione del 30% delle emissioni di CO2 al 2025, con un obiettivo a brevissimo termine, con una sorta di approccio step by step, dove poi tenderemo chiaramente a migliorarlo nel tempo. Obiettivo che vogliamo raggiungere con progetti diretti, quindi interventi diretti sulla parte nostra di stabilimenti industriali, di logistica e di punti vendita. Questa cosa noi oggi la stiamo concretizzando con interventi di efficientamento energetico, interventi sulle rinnovabili, quindi sul fotovoltaico, interventi di riduzione del CO2 che abbiamo misurato sia in scope 1, scope 2, lo scope 3 è in corso invece di calcolo. E siamo praticamente certificati, o meno è in corso la certificazione per la ISO 50001, sistema di gestione dell'energia, che come potete immaginare in una realtà come la nostra è molto complessa. Siamo certificati ISO 14001 per l'ambiente dal 2015, è un'azienda che crede nell'ambiente, nella sostenibilità e ci crede da sempre. Qualche progetto pratico, nei negozi dell'ultima generazione, ovviamente relativamente al tema del climate, abbiamo sempre installato porzioni quanto più contenibile nelle nostre coperture di pannelli fotovoltaici, quindi abbiamo dell'ultima decade ma anche prima installato 62.000, se non ricordo male, kilowatt di potenza di fotovoltaico. Abbiamo aree che sono totalmente energeticamente autosufficienti attraverso sempre fotovoltaico, con anche progetti di microeolico. Abbiamo progetti di piantumazione condivisa con partner e con i nostri clienti, perché una responsabilità che noi sentiamo in modo significativo è quella anche di condividere con i nostri progetti e con i nostri clienti i temi della sostenibilità. Quindi abbiamo fatto progetti di piantumazione, tra cui l'ultimo, dove abbiamo piantumato 42.000, abbiamo messo a dimora 42.500 alberi in 5 paesi diversi, con una potenziale riduzione della CO2 di 7.000 tonnellate anno. L'ambiente, quindi il tema del climate, lo gestiamo con questo approccio. Il tema dello spreco invece alimentare per noi è gestito innanzitutto con un principio prioritario, che è quello di ridurre quanto più possibile l'invenduto. E questo lo gestiamo, lo governiamo attraverso una precisa e pianificata, direi quasi rigorosa pianificazione degli ordini. Abbiamo centralizzato molte attività che nel corso del tempo sono state spostate dai negozi e in sede, e quindi anche ottimizzate sul profilo dello spreco energetico. Abbiamo convertito gran parte delle nostre linee all'atmosfera modificata per poter appunto anche intervenire sul tema dello spreco a monte, e quindi diciamo facciamo un grosso lavoro preventivo. Abbiamo poi però una quota parte che non riusciamo a governare su questa parte di invenduto, che cerchiamo di gestire e che a nostra volta gestiamo con le collaborazioni col Banco Alimentare. Per noi è una collaborazione storica, ogni anno porta a donare 1.500 tonnellate di cibo, equivalente a circa 3 milioni di pasti. Questo lo facciamo peraltro negli ultimi anni incrementando anche quelle componenti a livello appunto di dieta equilibrata che riguardano la carne, i pesci, i latticini e il salume, nell'ottica di dare non solo gli alimenti più semplici e anche più facilmente conservabili, ma un'ottica di dare una dieta equilibrata anche a meno ambienti. Rimane una quota parte ovviamente che esula in quanto non ritirata neanche dal banco, e viene poi diciamo riconvertita e recuperata attraverso l'alimentazione zootecnica, l'agricoltura o l'energia. Indicativamente quindi un 60% delle nostre eccedenze alimentari viene oggi recuperato, e l'obiettivo è di incrementare questa percentuale anno su anno, migliorando appunto tutte le fasi del processo che vi ho raccontato. Un bel progetto che mi piace raccontare nell'ottica della circolarità, e magari se mi lasciate qualche secondo racconto, è il progetto implementato qualche anno fa, sempre in quest'ottica, sotto questo pilastro, con Pampers, quindi con Fater, sulla raccolta dei pannolini. È un progetto che abbiamo messo in testa in Veneto, abbiamo scelto alcuni punti vendita dove abbiamo installato degli smart bin, e una famiglia su due, a numeri appunto ricavati dai dati che ci sono appunto stati estratti dai sistemi informativi di raccolta dei pannolini, una famiglia su due di Verona, che è il comune interessato, con figli in età appunto
da produzione di pannolini, e che come me ha figli piccoli capisce di cosa sto parlando, ha partecipato al progetto. Abbiamo raccolto 180.000 kg di pannolini che si sono tradotte in circa 70 tonnellate di CO2 risparmiate. Sono stati inviati questi pannolini a un centro di recupero che è un brevetto fatter per lavorare e recuperare materie prime. Sono stati recuperati plastica, cellulosa, materiale superassorbente, e quindi è un bel progetto che ci piace raccontare perché coinvolge noi, coinvolge partner nostri, diciamo, commerciali, ma coinvolge i clienti che poi sono la parte attiva, diciamo, in un progetto così complesso che deve fare anche loro lì la sua parte. Lato packaging, bistrattato packaging negli ultimi anni, a me fatemelo dire, perché poi packaging ha una funzione molto molto significativa in termini anche di sicurezza servizio, ma anche un adeguato appunto grado di conservazione degli alimenti, di freschezza e di salubrità, non ultimo appunto anche di chef life per quanto riguarda poi quei risvolti lato spreco. Abbiamo un progetto che prevede comunque che tutto il packaging dei prodotti marchio Selunga da qui al 2025 sia convertito, quindi parlo del 100%, in materiale riciclato, riciclabile o compostabile. Quindi è un progetto ambizioso, da dove partivamo ad oggi siamo già a un buon punto, siamo all'80%, è un progetto che però vede coinvolti non solo il mio ufficio, che si occupa prevalentemente di calcoli, e noi facciamo studi di life cycle assessment, abbiamo appunto questa metodologia che dà supporto alle nostre decisioni quotidiane, ma abbiamo coinvolto negli anni passati tutti i buyer della direzione commerciale, dando competenze anche tecniche sul mondo del packaging, sui polimeri, sulle tipologie, su anche la gestione del fine vita, perché poi spesso non è noto, anche conferendo da cliente, da utente, la plastica nel bidone del giallo nel comune di Milano, non sia ben chiaro quale sia il flusso dopo e quali siano invece i materiali che a sua volta le municipalizzate riescono a convertire e recuperare. Quindi cerchiamo anche di fare formazione e cultura, ripeto, sia interna che esterna. Abbiamo fatto dei workshop, abbiamo creato un tool aziendale per la gestione del packaging dei prodotti a marchio, parliamo di 600 fornitori ingaggiati, migliaia di referenze, diciamo, messe nero su bianco in un tool, con anche un elemento che ci permette di fare co-design, direi quotidianamente, in quanto i buyer hanno questo strumento che gli permette di valutare un packaging rispetto ad alternative con indicatori quali il consumo di acqua, la CO2, tema ovviamente di cui parliamo anche oggi, la plastica e la circolarità. Quindi ogni buyer tutti i giorni, anche in questo momento, sta valutando le alternative possibili per l'evolutiva del suo packaging, avendo un cruscotto che gli dà un'idea chiara, molto chiara ed esplicita di quello che sono i miglioramenti che l'azienda si aspetta, facendo anche lui una piccola parte in questo processo più lungo. Mi taccio perché sennò potrei andare avanti. Grazie mille Antonio, grazie per le numerose anche rappresentazioni, materiali che ci hai dato, i casi, gli esempi. Passiamo dalle grandi, diciamo, soluzioni energetiche, fotovoltaico, eolico, anche al quotidiano, le azioni che facciamo ogni giorno a casa, ad esempio scegliendo prodotti che hanno imballaggi con un impatto minore. Noi in Bocconi, pre-pandemia, dopo un percorso attento, spinto dagli studenti, abbiamo fatto un phase out di 800.000 bottiglie di plastica, che erano quelle che venivano prodotte ogni anno. Adesso abbiamo le stazioni, diciamo, di refill per le borracce. E devo dire, è stato uno sforzo abbastanza complicato, ma anche noi ci siamo allineati su questa necessità. E anche molto interessante, anche nel tuo caso, l'analisi specifica di un settore molto diverso, ma che è rappresentato, credo, in maniera molto anche visiva. A questo punto passo la parola alla dottoressa Petrella, Corporate Environmental Manager di Saipem. Qui cambiamo l'industria, cambiamo il settore, cambiamo il contesto, cambiamo anche la portata della sfida. Magari ci racconta un po' che cosa Saipem ha fatto e su quali, diciamo, tecnologie è intervenuta fino ad oggi, magari un po' qual è il di fatto la base di questa trasformazione. Grazie dottor Poguz. Parto ovviamente con una breve introduzione di Saipem. Saipem è una grande azienda multinazionale, attualmente leader nella progettazione nel mondo dell'energia e delle infrastrutture. E lavora in tutto il mondo, attualmente siamo presenti in 60 paesi con più di 32.000 dipendenti, quindi è una realtà molto grande e complessa. Lavora su business diversificati, dall'ingegneria e costruzione offshore come onshore, alla perforazione, anch'essa onshore e offshore, quindi ovviamente parliamo di una grande azienda.
Ovviamente in questo contesto, in cui sicuramente è urgente una trasformazione veloce e rapida nelle modalità con cui estraiamo energia, la trasportiamo, la produciamo e ovviamente la utilizziamo, sicuramente Saipem gioca un ruolo fondamentale, anzi anche più ruoli. Diciamo che Saipem recentemente viene anche definita piattaforma tecnologica di ingegneria avanzata. Questo perché mentre sviluppa i suoi progetti, sviluppa tecnologie totalmente innovative che mette a disposizione di tutta la filiera. Quindi abilita i clienti e tutti i player della filiera alla transizione ecologica. Questo, diciamo, è il business principale. Ovviamente Saipem, come società di progettazione, ha come prodotto, se volessimo assimilarla ad un'azienda produttrice, ha come prodotto il progetto. Quindi come facciamo questi progetti per dare il nostro contributo alla transizione? Allora, sicuramente se immaginiamo un progetto come un impianto, ad esempio per un cliente, un impianto di qualsiasi tipo, vista la diversificazione delle nostre attività, quando progettiamo scegliamo sempre le soluzioni ingegneristiche che hanno un impatto minore. E ovviamente proponiamo anche delle soluzioni diverse al cliente da quelle che aveva in mente. Siamo in grado di influenzarlo nelle scelte che riteniamo che siano migliori e più appropriate. D'altra parte, ovviamente, per arrivare a questo prodotto ci sono tutta una fase, le fasi precedenti che sono fasi realizzative. Quindi abbiamo, se immaginiamo un progetto come un impianto a terra nel deserto, abbiamo sicuramente grandi cantieri che lo costruiscono, quindi immaginiamo veramente migliaia di persone che lavorano, che vivono lì e che quindi hanno un forte impatto. Immaginiamo, di solito lavoriamo in zone remote, zone molto ostili. La stessa cosa se facciamo fabbricazione di apparecchiature a terra, di equipment a terra, poi dobbiamo eventualmente trasportarle offshore e installarle offshore. Ovviamente anche questo grandi sfide, soprattutto dipende appunto da dove lavoriamo. E poi abbiamo ovviamente anche l'ambito della perforazione. Durante tutte queste fasi noi abbiamo effettivamente le emissioni che sono dirette di Saipem, quindi la vera footprint di Saipem. Ovviamente poi a queste andiamo ad aggiungere tutte quelle che riguardano gli approvvigionamenti, quindi la catena di fornitura, e poi aggiungiamo ovviamente tutto quello che riguarda le grandi imprese, cioè le imprese che lavorano nei nostri progetti, tutti i subappalti, e stiamo parlando veramente di quantità e di qualità importanti. Quindi diciamo, inquadrando la questione in questo modo, sulla footprint di Saipem noi abbiamo espresso i nostri target di net zero. A livello numerico, come impatto, noi emettiamo mediamente 3 milioni di tonnellate di CO2 equivalenti l'anno, mediamente. Di questi 3 milioni, la metà sono di scopo 3, che comunque monitoriamo con una metodologia validata da terza parte, certificata, e sono divise principalmente in catena di fornitura e mobilità, quindi inclusi anche i business trips, i voli aerei. Dall'altra parte, la seconda fetta della torta, proprio l'altra metà, è costituita per la quasi totalità da scopo 1. E adesso vedremo di che si tratta. Soltanto una piccola fettina è relativa allo scopo 2, che sono praticamente, che è costituita dall'energia elettrica che abbiamo nei nostri palazzi. Ovviamente parlo di palazzi anche grandi in tutto il mondo. La grande fetta di scopo 1 a che cosa è dovuta? È dovuta al combustibile che noi bruciamo direttamente sui nostri asset, quindi sui mezzi di cantiere, sulle navi, sui rig di perforazione. E questa fetta è legata principalmente al diesel che bruciamo nei generatori per produrre l'energia elettrica, proprio perché lavoriamo in zone remote in cui probabilmente, cioè sicuramente, la connessione alla rete è una rarità. E nello stesso tempo ovviamente nei motori di tutti i macchinari di cantiere che abbiamo. Quindi che cosa stiamo facendo cioè quali sono i nostri target e che cosa stiamo facendo per arrivare alla riduzione di questo impatto? Allora, a luglio dell'anno scorso abbiamo confermato nuovamente ai mercati i nostri target, che sono per lo scopo 1 più 2, quindi per quella fetta di 1,5 milioni che dicevamo, di riduzione al 50% entro il 2035, quindi dimezzare la fetta di scopo 1 più scopo 2. Nello stesso tempo, solo per lo scopo 2, abbiamo l'obiettivo del net zero al 2025, quindi tra 4 anni, che poi vedremo non è così semplice come potrebbe sembrare. Detto questo, cosa stiamo facendo? Concentriamoci soprattutto sullo scopo 1, che è la parte più complessa. Abbiamo costituito sicuramente una roadmap di riduzione,
In primo luogo abbiamo costituito un gruppo di lavoro multidisciplinare. Per noi è fondamentale il coinvolgimento assoluto da sempre di tutte le funzioni aziendali. Ogni funzione, ogni persona nella sua funzione aziendale ha un ruolo in questo cammino, cioè nessuno è esonerato, quindi tutta la società è coinvolta. È importante che ciascuno riconosca questo ruolo perché ciascuno può portarsi promotore del cambiamento. Se ci sono delle opportunità da cogliere, è il singolo individuo nella singola funzione, probabilmente diversa dalla sostenibilità, diversa dall'ambiente, diversa dalla HSE, è quella persona lì che effettivamente può fare la differenza e deve farlo, perché in questo momento nessuno può permettersi di perdere delle opportunità e di aumentare i rischi del climate change. Quindi sicuramente il primo programma riguarda il cambiamento culturale aziendale e ci stiamo lavorando non sicuramente da ieri, da tanti anni, adesso sicuramente si sta dando anche un'accelerata su questo fronte. Dall'altra parte c'è ovviamente il filone tecnologico, che ovviamente è quello che poi fa i numeri nell'immediato. Quindi nella roadmap di riduzione da qui al 2035 o al 2050 anche, noi ci immaginiamo tre fasi che chiamiamo delle tre R. Mi scuso per le R, però anche qui sono venute fuori, per indicare qual è, diciamo, la componente maggiore. Retrofit nella prima fase fino a più o meno il 2025-26, poi c'è la fase di renewal e poi c'è la fase di renewable. Retrofit vuol dire che noi attualmente lavoriamo estremamente sull'efficienza, vogliamo efficientare al massimo i nostri mezzi, tutto quello che abbiamo già a portata di mano, sfruttando al massimo le tecnologie esistenti, ovviamente con studi di applicabilità, cost benefit di un certo livello, e questo porterà ad una prima riduzione. Poi nella seconda fase c'è il renewal, cioè cambiamo completamente gli asset con asset innovativi che probabilmente saranno digitalizzati, probabilmente molte operazioni potranno essere unmanned, cioè senza personale, con tutti i benefici di logistica e ambientali che potrebbero esserci anche su questo fronte. E poi abbiamo in una fase più avanzata nel tempo quello del renewable. Renewable non intendo in questa fase avanzata il semplice self renewable che possiamo già applicare adesso, ovviamente ci sono dei costrini ma possiamo già applicare adesso, ma intendo il renewable avanzato, cioè quello che sfrutta le onde marine, quello che sfrutta per esempio fotovoltaico flottante. Posso per esempio avere una mia nave di installazione in mezzo al mare del nord e alimentarla anziché con i generatori con un fotovoltaico flottante, con un parco eolico che galleggia di a fianco alla nave? Lo stiamo studiando. Un'altra cosa molto interessante è l'eolico troposferico. Un grande kite, un grande aquilone in aria che comunque, sfruttando la costanza del vento troposferico, alimenta e comunque produce energia. Questo lo stiamo studiando comunque per grandi scale, ma è possibile farlo anche sui nostri mezzi, sulle nostre installazioni e poi eventualmente lasciare questa eredità al cliente durante le loro operazioni successive. Quindi tutto questo sono le sfide di oggi. Senta, grazie mille anche per queste visioni del futuro che ha portato, con soluzioni che speriamo di vedere in pratica, diciamo, nei prossimi anni, perché abbiamo bisogno di molteplicità di tecnologie. Sappiamo che probabilmente le linee su cui ci stiamo sviluppando adesso non saranno sufficienti, quindi è necessario lo sfruttamento delle onde, lo sfruttamento del fotovoltaico flottante, una cosa che all'interno del master avevamo affrontato. In Bocconi abbiamo un master sulla sostenibilità, oggi si chiama MASEM, Master in Sustainability and Energy Management, che invita da moltissimi anni, e mi ricordo un progetto tanti anni fa che sembrava veramente una visione del futuro. Mi fa piacere sentire che rientra ormai anche nei piani esplorati da un'azienda delle dimensioni di Saipem e con la, diciamo, anche con la espansione geografica di Saipem, quindi è molto interessante. Adesso cambiamo completamente la prospettiva. Passiamo a un'azienda di dimensioni più piccole, per così dire, la Bugarelli Production. Abbiamo qua il CEO, Davide Bugarelli, e la domanda è molto semplice. Innanzitutto, se ci racconta un po' chi siete e cosa fate, perché forse a differenza di un Esselunga o di un Enel o di una Saipem siete sicuramente un po' meno sotto i riflettori, però proprio per questo è così interessante capire cosa avete fatto sulla sostenibilità e perché lo avete fatto. Perché insomma spesso le piccole e medie imprese
vengono identificate come soggetti che hanno maggiore difficoltà, quindi siamo tutti molto curiosi della sua storia. Grazie. Certo, mi presento, sono Davide Bulgarelli, sono il CEO e proprietario della Bulgarelli Production. La nostra azienda produce cartellini, etichette e micro packaging e accessori moda per il mondo del fashion. È chiaro che dopo aver sentito gli altri relatori di questo incontro mi sento ancora di più veramente una goccia nel mare, però la cosa interessante è il fatto che proprio perché faccio parte del grande gruppo in Italia delle PMI che pesano parecchio nel PIL italiano, è interessante dimostrare col nostro caso, con la nostra testimonianza, come in realtà anche le piccole e medie imprese possono fare tanto. Lei prima diceva quanto è importante che ognuno di noi, anche nel piccolo, faccia qualcosa. È ovvio che è incluso anche le piccole e medie imprese e i piccoli e medi imprenditori che possono fare scelte come la nostra. Noi abbiamo iniziato questo percorso, diciamo, una decina d'anni fa con buone pratiche, semplicemente con cose di logica come un buon padre di famiglia, e quindi noi che abbiamo un reparto cartotecnico che inevitabilmente consuma tantissima carta, abbiamo iniziato da subito, per esempio, a riciclare tutti gli sfridi delle nostre produzioni fin da una decina d'anni fa. Poi, sempre nello stesso periodo, abbiamo scelto di cambiare sede, siamo andati in un nuovo stabilimento, e anche nella scelta dello stabilimento abbiamo scelto uno stabilimento industriale in classe B, che avesse una classe energetica importante, che ci permettesse appunto di avere un impatto inferiore in termini di consumi, ed era uno stabilimento che già presentava un impianto fotovoltaico, un impianto termico non ancora grandissimo, ma che abbiamo poi, racconterò in seguito, implementato nel tempo. Naturalmente per una piccola media impresa, come diceva lei professore, inizialmente non si hanno le competenze per sapere cosa fare, e quindi è stato anche un percorso di alfabetizzazione e di conoscenza attraverso dei consulenti che hanno aiutato me e alcuni miei collaboratori a formarci dal punto di vista della cultura e della sostenibilità. E quando abbiamo capito una serie di step, ci siamo resi conto che, per esempio, la carbon neutrality era un obiettivo alla nostra portata con una serie di processi e di cambiamenti, e quindi ci siamo dati l'obiettivo della carbon neutrality entro il 2019, e per arrivare a questo naturalmente abbiamo cambiato tante abitudini e tanti processi interni. Abbiamo raggiunto questo obiettivo nel 2019, ma fortunatamente l'abbiamo anche superato di parecchio e siamo diventati climate positive. Lei prima diceva che un'azienda delle nostre dimensioni può anche cavalcare questo tipo di traguardi. Ovviamente ha portato e sta portando grandi risultati anche dal punto di vista commerciale, perché è chiaro che in questo momento, che è un argomento caldissimo, e quello della sostenibilità, tutto il mondo del fashion, in particolare quello del lusso, è attentissimo alla scelta, certo, della propria catena di fornitura, e quindi avere già un fornitore come nel nostro caso che pesa dal punto di vista dell'impatto in termini di emissioni può essere un grande vantaggio. Qualcosa chiedermi in più? Ho tante curiosità, ma la cosa in più è dal punto di vista delle competenze. Ha parlato di consulenza, chi è stato il motore di questa? Perché mi immagino che una grande azienda, parte dal vertice, ma poi hanno Saipem, Esselunga, Enel, hanno dipartimenti che da 20 anni affrontano queste tematiche, certo. Quindi è stata una sua ispirazione, come ci siete arrivati? Sì, è stata una mia ispirazione, e fortunatamente avevo una conoscenza di una persona che aveva fondato una piccola Onlus tra Milano e la mia città, che è Carpi, in provincia di Modena, che si chiama Forest, ed è una Onlus che si occupa proprio di queste tematiche. E insieme
abbiamo fatto un percorso che mi ha insegnato una serie di passaggi. Da lì è stata tutta un'evoluzione, quindi abbiamo iniziato a collaborare con loro per quanto riguardava l'offsetting, abbiamo iniziato a collaborare anche con un'altra società che si chiama Etifor, che è uno spin-off dell'Università di Padova, e quindi abbiamo dei progetti di riforestazione tra piantumazioni nuove naturalmente e gestione di servizi ecosistemici. Questo ci permette, dal punto di vista diciamo, dei nostri impatti, cosa importantissima che prima ho dimenticato di dire, noi nel frattempo ci siamo certificati in tantissimi ambiti, dall'FSC ovviamente perché trattiamo la carta, ma ci siamo certificati anche SA8000 per quanto riguarda il percorso di sostenibilità sociale, ci siamo certificati 14.064 che è fondamentale per poter avere un calcolo del proprio impatto sull'ambiente. E quindi da lì abbiamo potuto capire quale poteva essere lo sforzo necessario per arrivare a una neutrality o addirittura positivity. E chiaramente tutti questi passaggi e questi processi ci hanno aiutato tantissimo a capire sempre di più quello che stavamo affrontando. Naturalmente molti imprenditori delle mie dimensioni hanno sempre il preconcetto di credere che si tratti solo di una gran serie di costi e che non portino nessun beneficio. Noi siamo la dimostrazione del contrario, questi costi io li ho sempre visti come investimenti. Naturalmente per poter fare questi investimenti bisogna anche essere un'azienda che produce utili. Purtroppo nel nostro mondo ci sono tante aziende che lavorano sempre sul filo del pareggio e quindi fanno fatica a fare scelte di questo genere. Noi non abbiamo fatto pesare sui clienti queste scelte nei prezzi dei prodotti, ma abbiamo rinunciato a una piccola fetta dei nostri utili per poter diventare quello che siamo diventati. Allora, la interrompo, anzi, e la ringrazio perché è una dimostrazione di poter fare le cose con successo all'interno di una dimensione di azienda spesso considerata veramente in grossa difficoltà quando parliamo di transizione. Adesso non voglio prendere tempo al prossimo ospite, racconto solo che due settimane fa per un grosso progetto con Generali ho avuto l'occasione di presentare una ricerca, un white paper sulle piccole e medie imprese e la sostenibilità che abbiamo presentato a Bruxelles, e esattamente un documento di 50 pagine dopo un anno di ricerca che analizza gli ostacoli, le opportunità, ma uno dei temi fondamentali è avere delle best practices che si possono raccontare, perché la sua narrazione è fondamentale per convincere gli altri imprenditori che questa è una cosa che si può fare e può portare a un successo competitivo, non solo dal punto di vista ambientale, certo, e sociale. Grazie, allora a questo punto siamo con la nostra ultima ospite di questo primo giro, dottoressa Grego Valentina Mari Tecnimont, che dovrebbe essere collegata da casa, se non erro, o dall'ufficio. Dall'ufficio, sì, scusi. Sì, in remoto comunque. Ero ancora abituato all'idea dello smart working tradizionale. Io ho fatto un anno sulla lavatrice più o meno, perché tutte le postazioni erano occupate dai figli che non hanno i pannolini, come diceva l'amico di Esselunga, ma sono adolescenti, teenager, sono forse ancora più complicati nella loro fase di vita. Allora, dottoressa, il gruppo di cui fa parte Mari Tecnimont è un gruppo grandi tecnologie. Io ho avuto la fortuna di incontrare il dottor Nicolais proprio in occasione del salone della CSR lo scorso anno, e il racconto era molto affascinante sulle prospettive di sostenibilità in un settore come il vostro. Se può raccontarci un po' chi siete e quello che avete fatto fino ad oggi, quindi la domanda è più o meno la stessa che abbiamo fatto agli altri testimoni, con la specificità dell'industria di cui fate parte e delle vostre sfide. Certo, allora salve a tutti, Mari Tecnimont, mi presento brevemente. L'azienda è un'azienda di ingegneria impiantistica, quindi lavora in un settore industriale molto specifico, che è appunto quello storicamente degli idrocarburi. Siamo un'azienda, quindi una struttura asset light, asset free, perché di fatto per noi il nostro asset sono le persone, sono i nostri professionisti, quindi quando si è trattato di ragionare sulla transizione
energetica, ecologica, quindi su come approcciare un nuovo trend anche di mercato, ci siamo principalmente guardati dentro sulle nostre competenze. Noi siamo un'azienda che storicamente vive sulla tradizione chimica italiana, quindi aveva già al proprio interno i professionisti del settore, quindi si è trattato semplicemente di fare un ragionamento su come questa competenza potesse andare al servizio appunto dei nostri clienti, perché poi di fatto noi siamo degli abilitatori di strategie di decarbonizzazione, di transizione energetica per i nostri clienti, quindi applicare queste strategie sia nel settore, nella industria tradizionale degli idrocarburi, andando a intervenire specificamente nell'efficientamento e nella riduzione delle emissioni, quindi agendo sul processo industriale, sia nel trovare nuove soluzioni che permettessero di valorizzare le risorse già presenti, quindi gli idrocarburi, per farla semplice, già presenti per esempio nella plastica, e quindi approcciare tutto il settore della circular economy, dell'upcycling. E dall'altra parte però ci serviva anche aprire ancora di più lo sguardo, quindi andare a inserirci anche nella green chemistry, quindi sempre chimica è, però cambiando, come dire, la risorsa di base, il feedstock di base, capire come anche questo tipo di soluzioni possa andare effettivamente nella stessa direzione della riduzione degli impatti ambientali. Vuol dire senz'altro cercare nuove risorse nei feedstock di origine vegetale, ma anche aprire le nostre competenze verso l'idrogeno, quindi capire come l'idrogeno effettivamente possa essere poi un abilitatore della transizione in alternativa agli idrocarburi. Questo sforzo, diciamo, industriale ma anche di visione manageriale che è stato iniziato nel 2018 con la creazione di NextChem, che è una società del gruppo dedicata appunto alla transizione energetica, ha poi attivato un processo di sistematizzazione del nostro approccio verso la sostenibilità, che non è soltanto evidentemente ambientale, seppure la parte ambientale è molto strettamente correlata con il livello industriale, ma ha consentito, diciamo, uno sforzo di razionalizzazione della nostra strategia di sostenibilità su quattro cluster principali, quindi senz'altro quello del climate change e della circular economy è uno dei pilastri, ma va di pari passo e di concerto anche con gli aspetti relativi alle persone, quindi vuol dire salute, la sicurezza, la valorizzazione dei nostri talenti, ma anche la diversity, l'innovazione, quindi tutto quello che dà sostegno poi effettivamente ad una transizione energetica guidata dalla tecnologia, e poi in un ultimo comunità e territori, perché sono poi effettivamente gli stakeholder con cui conversiamo spesso quotidianamente. Quindi su questo quadro di strategia industriale e di sostenibilità stiamo facendo in questo momento uno sforzo anche di far percolare questi elementi all'interno della struttura grazie alla creazione di task force interne, quindi di tavoli di lavoro aperti che sui temi della sostenibilità, sui quattro pillar della nostra strategia, lavorano in modo sinergico e interdipartimentale, quindi con competenze molto varie che partecipano alla discussione e che servono proprio in questo momento di transizione fondamentale anche per la sostenibilità, per portare avanti nuove idee. Questo perché è fondamentale dal lato nostro portare tutti a bordo, nel senso avere tutta l'organizzazione che spinge, che rema nella stessa direzione, perché gli obiettivi sono chiari per noi, gli obiettivi della decarbonizzazione, della riduzione delle emissioni, in particolare scope 1 e scope 2 almeno 20% entro il 2023 e a net zero entro il 2030, e poi per le scope 3 net zero al 2050. Necessitano evidentemente non soltanto di un ragionamento industriale in senso stretto, ma proprio di cultura aziendale, per avere il giusto mindset per approcciare questa fase anche di trasformazione aziendale, se vogliamo. E sulle emissioni scope 1 e scope 2 noi siamo, essendo appunto un'azienda di fatto asset light, asset free, siamo meno impattanti, perché evidentemente il nostro contributo negativo in termini di emissioni ha senz'altro molta più parte nel perimetro delle scope 3. Noi rimaniamo comunque dei EPC contractor, quindi gestiamo grandi impianti a livello di
project management, quindi di fatto gli scope 3 sono il perimetro su cui effettivamente abbiamo più margini di lavorare, nel senso che appunto il 2050 per noi è l'orizzonte per net zero, però tutta la catena di fornitura, il trasporto dei materiali, il trasporto dei beni evidentemente è quel settore su cui c'è un'attenzione particolare lato nostro, con un piano di Green Logistic Plan che si sta strutturando in queste fasi, proprio per riuscire ad intercettare i meccanismi che ci consentono una riduzione netta e importante anche sui scope 3. Nello specifico poi, rispetto ad iniziative più di dettaglio proprio sulla transizione energetica, senz'altro, come dicevo prima, la creazione di NextGen ha accelerato, è diventato un trigger molto forte anche di innovazione di tecnologie sul tema della transizione energetica, con diciamo, perimetri anche di sovrapposizione con le filiere, perché noi evidentemente per nostra natura abbiamo una supply chain molto estesa, quindi il tema delle filiere, di come portare a bordo le filiere e generare al tempo stesso sviluppo per le nostre filiere e per i territori, è un tema di sostenibilità che va di pari passo con la transizione, perché come ricordava prima il professore, non esiste una transizione energetica, e questo ce lo ricorda anche Europa, se non è una transizione giusta. Quindi portare a bordo non soltanto il nostro universo, quindi non soltanto i nostri collaboratori, ma lavorare molto sulle filiere e soprattutto sulle competenze, perché quello era un po' come dire, l'orizzonte di medio-lungo periodo è quello. Il numero che ricordava prima il collega di Enel, dei 30 milioni di posti di lavoro che potenzialmente la transizione può generare, scatena anche una, come dire, un'importante azione da parte delle aziende di creare le condizioni per questi posti di lavoro, quindi lavorare strettissimamente con le università per la formazione, per il training e per upskilling su profili che appunto siano poi coerenti con quello che viene richiesto dal mercato di domani sulla transizione energetica. Quindi lato nostro stiamo agendo veramente a tutto tondo, con una strategia molto chiara, molto precisa su quei quattro pillar che ricordavo, perché ricordo appunto la transizione è industriale, è relativa all'energia, è una transizione appunto di sistema, ma è una transizione che deve avere comunque molta attenzione anche agli aspetti sociali, oltre a quelli ambientali evidentemente. Grazie mille dottoressa Greco per il contributo e per avere anche qua magari citato soluzioni di cui sentiamo parlare, come l'idrogeno all'interno di un piano o il next, non mi ricordo l'espressione che ho usato, ma il esatto, sul futuro appunto del mondo della chimica, e anche questo è un altro tema molto importante, anche perché il recupero e il riciclo delle materie plastiche deve passare attraverso un salto tecnologico, probabilmente uscendo dal meccanico, entrando diciamo nella capacità di riportare i materiali alla natura originale, per poter realmente fare, esatto, per poter avere un upcycling poi e non un di fatto comunque una perdita di valore. A questo punto passerei a un secondo giro, seguendo lo stesso ordine, molto più rapido e veloce, quindi vi prego di dare risposte di un paio di minuti a tutti, e invito anche il pubblico, se ci sono domande, adesso io ho un tablet, non so se potete mandarmele tramite l'app sul tablet, credo che ci sia una soluzione che forse avete a disposizione per farle avere, e così nel caso alla fine per fare qualche domanda dal pubblico. Il secondo giro di domande, partendo di nuovo dal dottor Della Rassia di Enel, è legato a diciamo un po' gli ostacoli, le complessità, le sfide, quindi in due parole, una transizione ecologica che sia giusta, fair, che cosa comporta per un'azienda come Enel in termini di sfide principali? Quali sono, diciamo, al vostro orizzonte le complessità da dover gestire? Allora, la complessità, come dicevo prima la risposta alla prima domanda, il tema della collaborazione multi-stakeholder è fondamentale. Se vogliamo poi
ridurre i costi e l'introduzione poi di economie di scale. Poi vogliamo anche lavorare su tecnologie che non sono ancora mature, ma che veramente sono necessarie per questa transizione. Dobbiamo lavorare tutti insieme. E per fare questo serve anche sicuramente il coordinamento di organizzazioni internazionali. Noi come gruppo cerchiamo di liderare e di contribuire, siamo coinvolti in tantissime iniziative a livello globale, europeo, il Global Compact, il World Economic Forum, C4All, CSR Europe, tantissime, e poi cerchiamo di collaborare anche recentemente per esempio con Schneider Electric e il World Economic Forum. Abbiamo lanciato un report sulla Net Zero Carbon Cities. Abbiamo partecipato con più di 70 stakeholders in rappresentanza di 10 settori. Questo per parlare degli sforzi che bisogna fare anche a livello delle città, che saranno fondamentali nel futuro, visto i movimenti demografici che tendono sempre a andare, diciamo, verso le città. Quindi collaborazione fondamentale, anche a livello europeo c'è, diciamo, poi il tema dell'idrogeno, la Clean Hydrogen Alliance, la EU Battery Alliance, anche importantissime, la CEO Alliance, un altro esempio a Vienna dove stiamo collaborando a livello multisettoriale, non solo poi, diciamo, con i nostri partner, ma anche multisettore. Quindi alleanze e collaborazione fondamentale. E poi anche la parte pubblico-privata, collaborazione pubblico-privata, sarà anche molto importante in questo senso per lavorare su queste tecnologie che menzionavo prima e per raggiungere economie di scale. Per noi è fondamentale sul settore poi della mobilità elettrica, dove noi gestiamo circa di 900 e-bus in tutto il mondo e vogliamo arrivare a 1400 entro il 2022. Abbiamo anche il tema dell'idrogeno verde, che è molto molto importante. Qui serve anche, dal punto di vista della collaborazione pubblico-privata, servono regole che siano chiare per tutti. Serve creare un contesto che possa aiutare a investire con certezza. Parlando anche della parte di investire, della parte della finanza, menzionare anche velocemente il ruolo importantissimo della finanza sostenibile. Noi come gruppo abbiamo lanciato nel 2019 il primo Sustainability Link Bond, dove abbiamo cambiato un po' l'approccio. Secondo noi è importante non solo investire a progetti che siano verdi e concreti, bisogna investire, diciamo, gli investitori devono avere visibilità e poter investire nella strategia globale dell'azienda. Quindi non solo in progetti piccoli, ma anche devono avere visibilità su tutta la strategia, investire in aziende che siano chiaramente sostenibili. Già come ultimissima cosa per finire, quello che dicevo prima, che è anche un ostacolo, non dobbiamo lasciare nessuno indietro, ma questo lo dobbiamo fare anche a livello internazionale. Quindi sicuramente l'Europa deve essere protagonista a livello globale, e dobbiamo non dobbiamo lasciare persone indietro, ma non dobbiamo lasciare nessun paese indietro, perché parliamo di una sfida globale, non solo a livello paese o a livello Europa, ma globale. Se non andiamo tutti e se non capiamo tutti questo punto, sarà impossibile fare una transizione giusta, ordinata e arrivare, diciamo, e cumplire con l'agenda che abbiamo di fronte a noi. Grazie mille, grazie anche per aver insistito su questo tema delle partnership, delle alleanze. Questa è una chiave negli SDGs, il 17 fa proprio riferimento a questo tema, credo che sia uno dei perni su cui costruire il percorso al 2030. Antonio, il passaggio a te è legato al cosa avete davanti, certo. Quali sono gli ostacoli principali per una realtà che ha già fatto molto, come hai illustrato, ma sicuramente ancora qualche miglio da percorrere, quindi a te la parola. Più di qualche miglio, ma ci arriviamo. Allora, lato Esselunga abbiamo una forte responsabilità sui temi che abbiamo trattato oggi. Noi siamo peraltro anche un anello di congiunzione tra il mondo di chi produce, i fornitori e il cliente finale. Noi abbiamo rapporti con entrambi, quindi quello che noi abbiamo immaginato e stiamo già sviluppando nel corso di questi ultimi 2 anni è ingaggiare sempre di più i fornitori
sia grandi che piccoli, perché chiaramente abbiamo un mondo anche di prodotti a marchio che non sono solo prodotti dai grandi gruppi, ma sono anche oggetto di piccole realtà che producono espressamente per noi. Li abbiamo ingaggiati in un progetto che abbiamo chiamato LCA di filiera, quindi con la metodologia dell'Life Cycle Assessment andiamo a valutare il ciclo di vita dell'intero prodotto, da quello che è la coltivazione delle materie prime o dall'allevamento, lungo il processo di trasformazione fino appunto alla fase finale. Questo l'obiettivo ci pone due output. Uno, innalzare il livello di consapevolezza anche dei nostri piccoli e medi fornitori, con l'ottica che dicevamo anche prima delle piccole e medie imprese. Secondo, anche innalzare il nostro livello di compartecipazione su questi progetti. Noi diamo disponibili agronomi, veterinari, cerniamo appunto parte attiva dopo aver misurato nella fase di individuazione di quelle che sono le azioni di miglioramento che poi portano un risultato di riduzione in termini di CO2, di miglioramento dei processi, sia nella fase appunto di agricoltura con le DSS, questi software che permettono anche di organizzare meglio l'attività produttiva, le concimazioni, tutta la parte un po' più agricola, ma anche la fase degli allevamenti di precision feeding, quindi l'alimentazione di precisione, che porta ugualmente a un prodotto con una resa che sia assolutamente necessaria per potersi mantenere e sostenere economicamente, ma che abbia anche un minore impatto per l'ambiente. Quindi un progetto che per noi oggi ha riguardato un numero rilevante ma ancora piccolo di filiere di prodotto, per noi più iconiche o anche più altovendenti, ma che pian piano tenderemo ad estendere a tutti, con quest'ottica appunto di aumentare la consapevolezza a 360 gradi sui temi della sostenibilità. Grazie, è molto interessante che qua vige il tema della partnership e della trasformazione di filiera, quindi il segnale sui prodotti più iconici. Poi il problema anche lì è farlo diventare pervasivo, probabilmente sono tanti, esatto, alle altre tipologie di prodotti. Dottoressa Petrella, quando parlavamo un po' dei contenuti di questa tavola rotonda, mi ha fatto di fatto un riferimento a un tema molto importante nelle trasformazioni aziendali, e in questo caso nella transizione ecologica devono cambiare le aziende, che è il tema della trasformazione culturale. Come voi state affrontando questa sfida e che programmi avete in atto per cambiare un po' la testa dei manager, degli ingegneri, tutte le linee di un'azienda, perché senza il contributo di queste risorse, di queste competenze, probabilmente non riusciamo neanche a riposizionare il nostro modello di business ed affrontare questa sfida. Sì, come citavo anche in precedenza, il cambiamento culturale è proprio l'abilitatore principale di questa trasformazione. Sicuramente per noi non nasce da questi giorni, è una cosa che veramente coltiviamo da tanti anni, con campagne di sensibilizzazione, coinvolgendo i dipendenti in tutto il mondo. Celebriamo degli eventi particolari ambientali in cui ingaggiamo il dipendente, ingaggiamo ovviamente il management a dare un contributo e poi ovviamente riportiamo i risultati, e questo lo facciamo in tutto il mondo nello stesso momento, quindi sono eventi di massa. Nello stesso tempo cerchiamo comunque di targettare il risultato tramite programmi costituiti da tante piccole attività che costituiscono poi dei tasselli di un grande mosaico che poi verrà a costituire praticamente il cambiamento. L'importante è portare le persone a sentirsi meno powerless, perché il problema dell'ambiente, rispetto ad altre sfide di questo genere che abbiamo affrontato in passato, tipo quello della sicurezza, che siamo riusciti comunque ad affrontare molto bene, abbiamo una grande esperienza in Saipem per questo, l'ambiente risulta un pochettino più difficile, perché il concetto di causa-effetto rispetto al mio gesto e soprattutto quanto il mio gesto influisce sulla conseguenza non è percepito così bene. Quindi l'importante è trovare leve diverse, far sentire le persone parte di una community, dare degli incentivi anche immediati e far sì che ci sia lo stimolo a questo tipo di supporto. Sicuramente per noi è importante comunque che ogni funzione aziendale capisca comunque il proprio ruolo all'interno della propria area di influenza. Un commerciale può avere un'influenza notevole, può raccogliere delle opportunità notevoli, quindi è fondamentale che non perda delle opportunità. Ovviamente chi lavora nel procurement, nella supply chain, ha tantissime leve in mano.
quindi la persona del procurement per noi è fondamentale, è chiave per poter abilitare poi tutto il resto. La stessa cosa agli operativi, molte gestioni a bordo delle nostre navi avvengono ancora manualmente io decido se far funzionare un generatore in una certa maniera piuttosto che in un'altra, ma sappiamo che due modalità di funzionamento diverso influenzano i consumi e le emissioni in maniera notevole. Quindi in passato, per esempio, si tendeva a tenere i generatori di una nave tutti accesi a carico minimo, anche per una questione di redundancy, di sicurezza. Adesso esistono delle logiche diverse che consentono di fare diversamente, però non sempre questa cosa viene applicata a tappeto, viene standardizzata, quindi in un certo senso è la persona poi che è l'ultima ad agire, quindi per noi è fondamentale il suo ruolo. E grazie, tra l'altro ha inserito due concetti importanti tra gli altri che sono legati all'allineamento con gli incentivi, quindi questo deve passare attraverso tutta l'organizzazione, una delle grandi sfide, non solo il board, anche tutta la ridefinizione dei meccanismi organizzativi. Non è una domanda, è semplicemente un commento. Credo che questo per tutte le aziende di dimensioni grandi sia uno dei temi centrali, perché poi posso anche allineare magari il board con meccanismi che mi considerano la CO2 e la riduzione, ma se non ho fatto percolare anche a livello di scelte di purchasing piuttosto che di scelte di impianto un certo tipo di claim è molto complicato. Quindi è un tema importante che ha sottolineato tra gli altri, molto, molto interessante, e devo anche dire per mia esperienza, avendo fatto per 30 anni ormai quasi un percorso sulla sostenibilità, anzi più di 30 anni da quando ho finito l'università, ma il percorso di didattica con un master che è in vita da molto è proprio legato a cambiare il mindset dei manager, perché molto spesso la sfida è percepita come così grande, così complessa, che non se ne vede un ritorno a breve, quindi viene messa da parte. Quindi anche questo aspetto è forse diverso dalla sicurezza, che insomma ha un ritorno diretto. Tra l'altro in questo aspetto un elemento che aggiungo è il seguente: spesso non riusciamo neanche a capire la causalità tra il comportamento e l'impatto. Un esempio che faccio è che se prendiamo un imballaggio, uno shampoo con il packaging, faccio un'analisi di LCA, tutti immaginano che gran parte dell'impatto di CO2 sia legato alla logistica, al trasporto piuttosto che al rifiuto. 90% è il riscaldamento dell'acqua per fare la doccia, e in questo approccio edonistico all'uso dello shampoo magari ci stiamo 10 minuti invece che 3, e questa è gran parte dell'impatto che si genera. Quindi anche qua la connessione non è evidente, come faccio a cambiare la testa delle persone? Credo che la parte culturale sia molto molto importante. Comunque, per concludere, da parte del nostro management c'è grande commitment in questo. Ad esempio, per fare un esempio molto recente, 2 settimane fa abbiamo lanciato il volontariato aziendale, quindi durante le ore di lavoro noi dedichiamo una parte dei nostri dipendenti a qualche attività di volontariato per ora ambientale, quindi con associazioni, in questo caso con Legambiente. Quindi questo dimostra che effettivamente si vuole fare un passo proprio per supportare i dipendenti e sensibilizzarli e farli sentire soprattutto squadra, perché in quel momento ci si sente squadra e passa praticamente quel discorso di sentirsi impotenti di fronte al cambiamento. Grazie. Allora, io a lei ho tante domande da fare, ne faccio una in linea con, per non di fatto diciamo, portarla su un territorio totalmente nuovo, ma la sfida principale in un mondo come il suo, con una realtà come la sua, che io vedevo, era che questa innovazione, questa trasformazione poi sia una trasformazione percepita dal mercato, quindi per voi è luxury ma anche il consumatore finale. Come vede questo tipo di sfida e quali sono secondo lei i passaggi in futuro? Allora, sicuramente sono d'accordo con lei, la sfida principale è questa. Come dicevo prima, il mondo del lusso, le grandi aziende, noi lavoriamo con aziende, con brand che fatturano miliardi nel mondo del lusso, e quindi naturalmente sono già strutturate, sono già avanti su questo tema. Per loro non è difficile apprezzare il percorso che abbiamo fatto noi. La sfida è quello dei segmenti più bassi del mercato, dal segmento medio a quello addirittura basso.
e lì c'è molto da fare, c'è tantissimo da fare, perché ci sono dinamiche completamente diverse. Un altro tema importante nel nostro mondo è quello che fino a poco tempo fa chi decideva le caratteristiche di cose come il packaging, come il labeling, ciò di cui ci occupiamo noi, erano gli uffici stile. Gli uffici stile non avevano le competenze, l'interesse per tenere in considerazione anche certi aspetti legati alla sostenibilità. Oggi invece devono farlo, in certi brand lo fanno già, e quindi c'è un coordinamento tra gli uffici stile e gli uffici di sostenibilità dei grandi brand, in altri casi invece ancora no. Quindi noi stiamo cercando nel nostro piccolo, ogni volta che facciamo riunioni con brand di tipologie diverse, cerchiamo di fare un po' di divulgazione in questo. Col tempo ci è stato chiesto, visti i risultati che avevamo raggiunto con il Climate Positive e la Carbon Positivity, chiamiamola, ci è stato chiesto da certi brand, sarebbe bello nei propri cartellini, per esempio, poter comunicare al consumatore finale questo tipo di caratteristica. E da lì abbiamo deciso di creare un logo che potesse dire questo. Questo logo sta avendo un discreto successo, nel senso che molti brand mettono nei propri cartellini il nostro Carbon Positive, perché è un modo di dire al consumatore finale che anche su un dettaglio come il labeling è stato fatto qualcosa di importante. Per quanto riguarda altre sfide che noi abbiamo davanti, su cose come lo Scope 1 e lo Scope 2 abbiamo fatto tanto. Per esempio, noi siamo diventati da un anno, dal punto di vista energetico, autonomi, quindi i nostri impianti fotovoltaici coprono la totalità dei nostri consumi produttivi. Abbiamo dimezzato per esempio gli impatti della mobilità dei nostri dipendenti legati alle produzioni, facendo l'orario continuato anziché spezzarlo in due e quindi raddoppiando i trasporti. E poi tante altre cose di questo genere. Per esempio produciamo una tipologia di accessorio precedentemente in PVC o in poliuretano, per il 50% di questa produzione siamo riusciti a trasformarlo in una bioplastica compostabile e biodegradabile. Quindi abbiamo fatto tanto su certi temi, ma sullo Scope 3 per esempio c'è ancora tanto da fare. Nel mondo della carta basti pensare che il 50% del nostro impatto viene dalla materia prima. Certo. Quindi sul mondo della carta c'è ancora tanto da fare, anche se tutto sommato noi lavoriamo ormai solo con carta FSC, ma le cartiere, che sono elefanti molto importanti, molto grandi, devono lavorare su questo fronte. Grazie anche per una precisazione importante sulla logica della neutralità. Si parte con l'abbattimento, quindi l'uso di rinnovabile, poi arriviamo all'offsetting con i progetti di forestazione, perché altrimenti non si chiude il cerchio e non si diventa positivi. Quindi anche questo è un tema. Mi fa molto piacere vedere come tutti ormai si sia acquisito un lessico estremamente specifico, perché anche con differente provenienza, origine, scope 1, scope 2, scope 3 o scope 3, soluzioni, tecnologie, questo è diventerà anche parte del lessico della finanza o delle banche tra non molto. Forse lì c'è un po' più di ritardo, ma questo è un commento a lato. Dottoressa Greco, stessa domanda anche per lei. Mi piacerebbe sapere un po' quali sono per una realtà come la vostra le sfide e gli ostacoli, sempre in un paio di minuti, grazie. Sì, allora, rispetto alle sfide, senz'altro tutto il tema della transizione digitale è un tema per noi importante, perché lavorando nell'ingegneria di processo, nella costruzione di grandi impianti, evidentemente la digitalizzazione ci ha aiutato tanto in questo percorso e ci sta aiutando appunto anche in una prospettiva di riduzione delle emissioni. Quindi la digitalizzazione è una delle sfide che credo poi a livello sistema deve essere affrontata in modo integrato. Un altro tema è senz'altro quello dell'innovazione, e noi siamo un settore tipicamente molto tecnologico in cui l'innovazione è costante, quindi per noi è tutto ciò che vuol dire open innovation, quindi commissione, contaminazione con il mondo accademico, con il mondo della ricerca, è
uno degli aspetti veramente che guida il futuro verso la transizione, perché è da lì che poi emergono le nuove tecnologie, le nuove soluzioni che proponiamo anche a livello industriale. E poi anche nuovi modelli di produzione, di ragionamento della presenza industriale sui territori. Lo accenno, ma poi lascerò al panel di questo pomeriggio con la nostra Ilaria Catastini dettagliarlo meglio. Stiamo disegnando un distretto circolare verde proprio per portare sui territori, per portare a livello locale questa logica della circolarità fatta in modo integrato, fatta in modo appunto strutturale, di distretto, che porti effettivamente benefici non soltanto da un punto di vista economico ed ambientale, ma di creazione di valore sul territorio. Quindi le sfide sono queste, cioè ragionare la realtà mutevole che ci si presenta, però avendo, come dire, saldi questi aspetti, quindi l'innovazione, la digitalizzazione e la volontà di lavorare, come diceva prima il collega, con una logica di multi-stakeholder che è preziosissima per noi, perché effettivamente ci porta la linfa vitale dell'innovazione e della tecnologia. Non da ultimo una sfida che avverto anche a livello di sistema, è quello di portare la transizione ecologica fuori dall'Europa. L'Europa è una delle best in class in termini di sostenibilità, di disciplina anche della transizione. In contesti geografici dove in realtà c'è tantissima produzione di emissioni, c'è tantissimo impatto a livello carbonico, è la frontiera effettivamente. Noi lavoriamo tantissimo con l'India è la nostra seconda casa, e lì stiamo facendo un percorso partendo proprio dalle basi, dalle competenze, con degli istituti di tecnologia indiani, proprio per formare quei professionisti che domani andranno a gestire questa transizione localmente e strutturalmente dal paese direttamente. L'India, per dire, è uno di quei paesi poveri di idrocarburi che potrebbero beneficiare moltissimo della transizione energetica, quindi avere un occhio non soltanto alla nostra dimensione geografica più prossima, più vicina, ma proiettare questa transizione, quindi questa evoluzione verso un futuro più light da un punto di vista ambientale, lo dobbiamo fare anche con una prospettiva più aperta, più internazionale. Grazie anche per aver sottolineato che il gioco è un gioco che non si fa soltanto in Italia e in Europa, ma la sfida climatica è globale, le emissioni possono essere prodotte in Brianza o in Sudafrica, in Cile o in Mongolia, alla fine concorrono tutte a modificare la quantità di concentrazione in atmosfera e in ultima analisi a variare il clima, quindi è assolutamente il suo paese, quindi alla fine sì, il bilanciamento è una di quelle cose che nella complessità di questo gioco è forse uno degli elementi positivi, perché c'è un fattore di costo e di tecnologia per cui ancora possiamo abbattere o ottimizzare in contesti dove forse c'è più facilità rispetto ad altri a livello globale. Poi un'azienda che opera in più paesi può magari giocare da questo punto di vista su più piani, quindi è importante ricordarlo, al di là del commitment che abbiamo in Europa, che un'azienda può avere un suo territorio come l'Italia, anche il punto sull'India è sicuramente molto interessante, perché non possiamo non avere India, Cina o paesi di questa dimensione con noi. Questo va a aprire sulla conferenza di Glasgow e sulle aspettative che ci sono a novembre per la COP26. Allora, io ho una domanda per il dottor della Rassiglia di Enel, che leggo: come si affronta una transizione energetica con gravi carenze infrastrutturali? Mi immagino che il tema delle carenze infrastrutturali faccia riferimento alla necessità di forti investimenti, passo alla parola, ma la mobilità sostenibile, piuttosto che forse l'Italia in questo momento ha numerosi asset che devono essere trasformati e riprogettati nei prossimi anni, quindi magari c'è un trade-off o anche una grande opportunità, quindi come player che su questo territorio ha un ruolo importante, e non solo sul nostro, perché lavora molto in Latin America e in altre economie, insomma, come vede questa complessità? Secondo me, diciamo che si tratta di una grandissima opportunità, voglio dire, tutto sommato si tratta di una grandissima opportunità, e chiaramente quello che dicevo prima, qui serve anche una collaborazione pubblico e privato.
perché diciamo, essendo una grandissima opportunità, poi tutti dobbiamo ovviamente investire, dobbiamo correre, ma anche diciamo, il settore pubblico ha la sua parte di responsabilità e anche loro devono correre per adeguare diciamo, le regole, per facilitare gli investimenti in infrastrutture, per mettere diciamo, la base per poter diciamo, sviluppare questi investimenti. Quindi come opportunità, l'opportunità è grandissima, va a servire la collaborazione anche della parte pubblica. Non possiamo fare, se non ci sono le regole chiare, se non ci sono le condizioni economiche per finanziare, per investire, è molto difficile. Comunque è una realtà, è un'opportunità, è una cosa che poi alla fine arriverà, poi dipenderà dalla parte pubblica, la velocità per conseguire di raggiungere gli obiettivi in tempo. Grazie mille. Allora, io a questo punto avvio la conclusione perché abbiamo raggiunto il tempo massimo, che erano, se non erro, le 45. E, faccio semplicemente una battuta a tutti, avendo citato la conferenza di Glasgow, che giocherà un ruolo rilevante a breve. Siete positivi o negativi? Cioè, pensate che ci possa essere un accordo che porta un po' avanti questa missione sul clima o no? Risposta secca e poi con questa chiudiamo. Antonio. Sì. Sì, ok. Sì, deve esserci per forza. Deve esserci per forza. Sì, anch'io per ottimismo. Per ottimismo. Dottoressa Greco? Da casa? Come dice Greta, non c'è un pianeta B, quindi è un sì o sì. Sì o sì. E Gonzalo? Esatto, non ci sono opzioni, non ci sono alternative. Allora, sì. Questo secondo me è un messaggio molto importante. Anch'io sono positivo, perché dopo 2 anni vissuti, 1 anno e mezzo vissuti nella difficoltà che abbiamo avuto, ci deve essere un messaggio di speranza. Io veramente... devo dire, confido che coloro che hanno in mano il futuro del pianeta trovino un punto d'incontro, almeno su questo. E con questo vi saluto, saluto tutti i presenti, grazie per l'attenzione, ci vediamo prossimamente e buona prosecuzione. Grazie mille a tutti, grazie i testimoni. Mille. Grazie a voi, arrivederci.